Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti, ben ritrovati in questo quinto episodio di Shop Keep. Allora, andiamo a continuare un po' la nostra avventura. E niente, siamo al giorno numero 9. Forse potrei spendere ancora qualcosina nelle skills. Io ho ancora 62 punti, quindi direi che ci conviene farlo. Allora, cosa che abbiamo? E poi devo cercare di capire anche le quest da accettare. Possiamo prendere e sbloccare dei punti per soldi, tra l'altro. Ah, eccole qua le queste. 5 pozioni curative, ci sta. Sì. Queste danno molti più punti, però 20 da vendere sono abbastanza. Ma posso accumularne due uguali? Sì. Facciamo così. Allora, vediamo un attimo qua. Ma che in realtà possiamo anche già prendere qua. Prendiamole tutte. Allora, guadagna 30% in più e costa 40, so abbastanza. La gente tende a comprare un oggetto in più, ma potrebbe essere un pochettino un casino perché dovrei stare molto più attento con gli ordini. Pagano ad entrare. Ok. Ora accettano dei prezzi più alti, ma non è un problema, non è che voglio dei prezzi più alti. Faster delivery, sì, ma costa 80, magari no. Ah, mi sblocca degli oggetti da guerrieri, da mago, da rogue o da druido. Però costano tutti abbastanza come robe. I ladri agiscono di meno. I ladri ci pensano due volte. Ah, i clienti normali sono immuni al nostro fulmine, ci sta? Ah, c'è una barriera, ma costa 150 la barriera al tiladro, però potremmo effettivamente risparmiare per una roba del genere. Cosa abbiamo ancora? Popolare, ma costa tantissimo. Sblocca gli oggetti da ingegnere. Sblocca le piante nel retro. Facciamo un lettore CD. Tappeto per sporcare di meno. Ah, la taverna, tra l'altro, ho scoperto dov'è. Io l'avevamo attivata, ma non avevo guardato dove fosse. Potremmo effettivamente risparmiare anche per tenere quello. E il grinder ancora non ce l'abbiamo. Champion costa tutto tantissimo qua. Aspettiamo o prendiamo il 30% in più dalla vendita. No, io direi che aspettiamo un attimo. Vorrei andare però un attimo alla... Perché la locanda mi hanno detto che è tipo una cosa separata. Ecco, forse questa. Sì, dovrebbe essere questa la nostra locanda. Allora, parliamo con l'innkeeper. Abbiamo raccolto 1020 di oro, che è tantissimo. Però un nuovo tavolo costa 4000. Ah, si possono mettere fino a 4 tavoli. Ok. E qua c'è poi la gente. Oh, bella cosa. Beh, ci ha fatto comunque parecchi soldi. 1000 non sono mica male. Potremmo anzi usarli per investire di nuovo nel negozio. Però per mettere che cosa in realtà? Non è che abbiamo tantissima roba da poter mettere. Potrei mettere un altro tavolo magari, per cui faccio un tavolo... Ma secondo me adesso è un pochettino prematuro spendere così tanti soldi. Diciamo che andiamo ad aprire e poi vediamo dopo questa giornata che cosa succede. Vediamo se c'è qualcosa da pulire. Ok, sì, c'è da pulire ma non c'era niente dentro. Vabbè, GG. Ah, forse con i soldi potremmo espandere il negozio. 10.000 di oro, no. Mi sa che tengo i soldi per mettere più tavoli invece alla taverna. 4.000 mettere un altro tavolo, ci sta. No loitering. Ah, ok. 4.000 era per la taverna, vero? Dov'è? Qua. Dimmi. 4.000 gold, sì.
Oh, guarda, è entrato, mangia. Quindi mi dà dei soldi. 15 a ogni persona, non è tantissimo. Però sono comunque soldi. Come direbbe Maccio, il buon Maccio. So soldi. Quello che non mi è molto chiaro è quel 130 su 150k, che però sono ben diversi da quelli delle skill. Questo è un 62, la fa 130 su 150, non lo so. Ed è anche diverso dall'ex per salire di livello. Wey! Ma guarda te quest'altro. Chi è che scappava quello? Era un altro ladro? Eh sì. No, innocente. Ma perché era innocente? Scusa, scappava con i miei. Con i miei stivali. Boh. Ho venduto già un'armatura. Venduti. Venduto lo scudo, mannaggia quante vendite. Mongeme. Venduti i guanti. Devo fare un mega ordine, mi sa, adesso. Eh sì, vai di ordine. Allora, ho bisogno di uno scudo. Un 2, un 2, 3, una. Ok. Ah, quando faccio gli ordini mi aumentano quelle K. Ho perso delle K perché ho ucciso il tizio innocente. Forse aumenta la fama del negozio, non lo so. C'è qualche indicatore tipo di fama del Shop Appeal 67%. Sarà quello, boh. Può darsi. Magari aumenta l'appeal con più K ogni volta che salgo di quel livello là. Sta comprando il tizio o sta scappando? È scappato, l'ho visto. Oh. Senti, pulisco dopo però perché ho paura di incasinare tutto qua. Dovrò sbloccare poi i tappeti perché qua si inizia a sporcare in un modo incredibile. Ok, abbiamo venduto dei guanti. Abbiamo venduto degli altri guanti. Mannaggia la miseria, come vanno i guanti. Così dovrei fare un bancone solo di guanti. Allora, facciamo che prendo 2 e 1. Infatti, ho fatto bene perché ne ho appena comprata l'ultima. E l'altro se n'è andato via scontento perché non c'era. Anzi, appena arriva mi sa che compro altre due ceste perché mi sa che vanno di brutto. Arriva uno st'ordine? Ok. Allora, uno. Prendiamo le tre, va che. Ma. Porca miseria, la smettete di scappare con la mia roba? Lo sbaglio, anche sempre pulsante, non lo so. 145 su 150, vediamo adesso quando sale, se per caso cambia un po' il discorso. Allora, metti gli stivali qua. Eccolo, ha finito l'ultima. È arrivato a 150 e si è azzerato, ma mi è salito per caso 68%. Sì, forse ogni volta che fa aumenta l'appeal del negozio. Oh, devo ordinare anche un altro scudo, mi sa. Ecco, pozioni come si è messi, siamo a posto. Si ordina uno scudo e un'armatura, vediamo cosa compra lui. Così, ok. Facciamo uno scudo, un'armatura, 2 e 1, vai.
Ma ce ne sono altre di leather chest. No, le sto vendendo zero. Porca miseria. Ci credo che vanno a ruba, costano niente. Le stavo regalando. Beh, no, no, regalandolo. Ok, health potion ho venduto. Enjoy the profit, cos'è? Achievement? Vendi 200 oggetti. Allora, piazza qua. Gli altri ritengo, i guanti ritengo, boh. Ordino altre due ceste perché vanno via come il pane. Cosa prende la spada, eh? Sì. Dovrò prendere anche le spade. Wey. Mi spiace, ma tu non te ne scappi via con i guanti. Pezzente. Abbiamo venduto degli stivali. Adesso andiamo subito a rimettere a posto, tanto ne avevamo un paio in più. E poi ordiniamo un paio di stivali e una spada, ne spa? Sì. Andiamo a prendere l'ordine delle due leather chest. E ordine di una spada e un paio di stivali. Cosa ha preso? Ha preso degli stivali, ho fatto bene a ordinarli. Ha preso l'ultima spada, porca miseria, spero che arrivi presto l'ordine perché siamo senza spade al momento. Health potion, ok. Vai di spade subito che qua se no. Non abbiamo spade. Allora, abbiamo bisogno anche di 4 pozioni rosse. Una spada, degli altri stivali. Vediamo cosa hanno preso. Recall stone, leather gloves, leather chest. Quindi, aspetta, che forse deve aggiornarsi, sì. Un gloves, un chest. Fire resist, la prendiamo e due recall stone. Non ho capito cosa ho preso di altro qua, ma non mi sono altro recall stone. No, no, dei guanti forse. Ah no, una chest forse. Siamo 145 su 150. Vediamo se quando facciamo gli altri 5 punti sale a 69% di appeal. No, ora non so che cosa è cambiato. Boh. Forse dà della XP in più quando sale di livello là. Boh. Comunque non cambia, arriva sempre fino a 150. Allora, fire resist, devo mettere le recall stone, poi che qua stanno finendo. Ma ti pare il caso? E c'era un altro di scudo, pinca pallina. È scema. Allora adesso ti mettiamo una spada, uno scudo, una leather chest. E due recall stone, vai. Infatti ho preso l'ultima spada, quella. Vai di scudo, vai di chest, vai di recall stone. Stiamo comprando abbastanza pozze. Però
Prendiamo una spada, un Recall Stone. Allora, una Recall Stone, una spada, due pozze e dovremmo esserci. Cosa abbiamo venduto? Level chest e level boots, quindi una chest e dei boot. Il boot lo metto qua e la chest non ce l'ho, aspettiamo che arrivi. Tanto ce n'è già là un po' ad aspettare. Allora, facciamo un salto a vedere com'è la nostra tavernina. Aurora Beaver. Sta bevendo alla grande qua, sono tutti contenti. Quello boh, non lo so se scappa o meno, ma meglio non rischiare, va. Lasciamolo andare, tanto non è che ci ha rubato poi chissà quanto, probabilmente. Perché la roba cara è ancora qua. Una pozione, noi le sostituiamo. Qua ho preso un'altra pozione. Quanto siamo messi a pozioni qua? Ah, ma no, si sostituiscono. Ok, niente. È questo, non è che puoi accettarle tutte. Ti sostituisce l'altra, ne hai solo una attiva alla volta. Ci sta. Ci sta. Oh, prendendo le pozze normali, due pozze normali. E ovviamente adesso non le veniamo più le fire resistance, ora che abbiamo la quest. Cosa ha preso? Un health potion e un recall stone, quindi dobbiamo prendere due recall stone. Ha preso una spada, ha preso un recall stone. Per la giornata di oggi dovremmo farci. Siamo saliti di livello nel mentre, quindi dopo guardiamo anche le skill per oggi. Un'altra pozza. È arrivato l'ordine? Ok. No? Vai qua. Recall Stone qua. Abbiamo venduto uno scudo. Visto che adesso l'ordine lo facciamo poi a fine giornata. Ah, non ci sono più spade però. Due spade ci vanno. Uno scudo, una. Una leather chest. Cosa ho preso? Dei boot. E una recall stone. Vai, qui se avremo bisogno di altro vediamo. Mettiamo gli stivali intanto. Mi stavo buggando con la tastiera, però stavo premendo dei tasti sbagliati e non si muoveva il personaggio, lol. Soldi ne abbiamo, quindi potremmo anche investire in una piccola espansione. Ma no. Per mettere che cosa? Tanto adesso va, l'unica cosa forse potrebbe starci meglio un o un altro bancone grande. Un'altra cosa di spade, perché le spade, cioè, se ne prendono due di seguito spariscono in fretta. Quello delle spade potrebbe starci effettivamente un altro. Ma prendi una pozza là, gli stivali. Ne hanno presi due di seguito. Porca mannaggia. Quella cosa prende. La fire resistance, alleluia. Queste ne abbiamo. Stanno sparando però le leather chest. Prendi questa. Vai. Ah, ha preso una fire resistance. Oh, ottimo. Quindi stiamo andando avanti un pochettino con la questa. Adesso posso accettare per caso un'altra. Ah, sì, posso switchare in quella. Floor dirt. Ah, sì, è sporco. Ma me lo dice là? C'è l'affarino che mi dice guarda che il. Hai tutto sporco per terra, porca mannaggia. Papero. Poppa. No, niente, andiamo a vedere se sto tizio ci dice. No? Boh. Ah, sta chiudendo il negozio per quello che scappano tutti, sì. E sera, e nella face build adesso si chiude il 3, 2, 1. No, vai. Boom. 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 Ok, si è chiuso. Allora, vediamo un attimo cosa abbiamo da ordinare. Abbiamo da ordinare due stivali.
Facciamo che mettere un altro affare là, sì, ordiniamo tre spade, allora, due stivali, tre, un, due, tre, spade, due stivali, prendiamo altri due scudi e prendiamo un nuovo bancone, allora, Headrack. Non abbiamo dei cappelli per ora. Ah, mettiamo un bancone qua per gli scudi. E una roba qua per le altre spade. Ok. Quindi prendiamo tutti gli scudi e li mettiamo tutti là. Qua facciamo tipo... Porca miseria, no! Sono... Guarda che... Mi sa che hai girato al contrario, eh? No! No! Allora, no, giralo, ok, di qua deve essere, dice. Spero che mi abbia restituito i soldi giusti, però. Allora, scudo e scudo, mi sa che bisogna... Allora facciamo uno con due scudi e i guanti e l'altro con due scudi e gli stivali. Un, due, tre. E l'altro lo mettiamo qua con gli stivali, ok. Dato dovremmo averne ordinati, vero, di stivali? Sì. Allora, una spada, ok. No, ma io non volevo l'armor. Porca miseria. Ok. Scusa, io volevo il... quello delle spade. Che è questo. Oh, ok. Ok, e piazzare una e una, due. Ottimo. Qua ci mettiamo gli stivali e i due scudi. Poi mettiamo la Fire Resist Potion. Abbiamo ancora un guanto e uno stivale che vabbè, mettiamo qua. Tanto ora che abbiamo spazio è inutile tenercene troppa roba addosso. Ci sarà di sicuro qualcosa da riparare, quindi andiamo. Allora, questo... Ma adesso si rovinano in fretta, eh? Dobbiamo vedere anche le skill, mannaggia, sto video sarà lunghissimo. Ma spero che la serie vi stia piacendo. Le skill. Allora, quanti punti abbiamo? Solo 93. Mi sa che volevamo di più noi. Volevamo più punti perché volevamo sbloccare la barriera ai ladri. Sennò qua abbiamo più 13 euro per cliente. Ah, bandisce quelli che si comportano male, insomma. Guadagniamo di più. Ah, annacquiamo l'acqua, questo qua invece vendiamo la carne più scrausa e guadagniamo di più. No. No, però ero curioso dal... anche dal praticello. Quanto costa il praticello? 100. Ma tutti che costano più di 90 comunque in generale, a parte quei miglioramenti della taverna, andiamo a vedere quanto ha fatto la taverna oggi. Ciao bello. 150 in un giorno, quindi una decina di persone. Non è tantissimo effettivamente che ci fai, però è una buona cosa in più, ecco. Un buon modo per arrotondare.
150 credo che sia molto meno di quello che abbiamo fatto noi. C'è una pozione. È anche una pietra. Ottimo. Pietre però ne abbiamo già abbastanza, pozioni anche. Vabbè, ce le teniamo per ora. E direi che con questo anche l'episodio numero 5 di ShopKeep è concluso. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata. Mi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi perché se non l'avete già fatto e lasciare un commento qua sotto. Ciao ciao!